Buongiorno a tutti cari colleghi e benvenuti a questo nuovo video dal titolo Come negoziare da top producer. Allora, prima di andare avanti fate like al canale, iscrivetevi. Ci può mettere un... sto parlando al mio responsabile di YouTube. Non si può mettere un messaggio automatico di questo tipo, che così non lo dico ogni volta, ma andiamo avanti nel discorso. Allora, molto molto importante. Vi spiego il motivo, ragazzi. Perché diventa importante la negoziazione oggi? Perché sta succedendo una cosa un po' particolare, non so se ve ne siete accorti, che dati alla mano, luglio 2022, per darvi un'idea, rispetto a luglio 2021, c'è il 30-40% delle chiamate di entrate in meno. Questo è un dato univoco da Vipiteno Sterling fino a Rossano Calabro e da parte di persone broker che sono nella mia formazione, che hanno più di 100, 120, 150 agenti, per cui hanno dei reparti dove fanno statistica. Le chiamate di acquirente sono calate. Perché vi dico questo? Perché era molto più semplice negoziare prima rispetto a quello che succederà nei prossimi mesi, rispetto a qualche anno, semplicemente perché c'erano molte più persone interessate alle vostre case. Per cui era un giochetto da ragazzi fare questa roba qui, prendere delle buone proposte, eccetera, eccetera, perché c'erano delle alternative. Ok? Quindi cosa succede? Ricordatevi sempre che quando il vento è forte volano anche gli asini. Il problema è che il vento si sta assopendo e non di poco, per cui necessariamente bisogna diventare abili in questa roba qui. Vi spiego esattamente come. Innanzitutto vi do un po' di risultati dei miei open house, ok? Risultati facendo un open house alla Simone Rossi, ok? Per cui tempi medi di vendita. Allora, e vorrei utilizzare il verde, perché verde speranza, perché voglio che questo video sia molto importante per farvi fare lo switch se non state facendo nella maniera corretta. Allora, tempi medi vendita sono 42 giorni, ok? Con 42 giorni significa tempi medi di vendita che abbiamo incassato, ok? Per cui 42 giorni significa che ci hanno anche già pagato, non solo abbiamo venduto la casa, aspettiamo il rogito, il bisnonno che deve svincolare, no. 42 giorni sono i tempi medi di vendita per me è che ho chiuso la proposta e ho incassato le mie commissioni, ok? Dopodiché abbiamo sconto medio, ok? Lo sconto medio è 1%, quindi significa che mediamente, ok? E se la casa costa 100.000, attraverso i nostri open house riuscivamo a incassare al proprietario 99.000, ok? Vi metto anche quali sono, è uscito qualcosa su Sulle 24 Ore, tempi medi, gli sconti medi nel 2022. 143 giorni i tempi medi di vendita e il 14%, ok? Ho sporcato, lo sconto medio che, eccetera, chiedono gli acquirenti in fase di trattativa, ok? Per cui, come si arriva a questi risultati? Si arriva con la negoziazione, studiando, io ho letto tutto quello della negoziazione, il BATNA, ci troviamo a metà, e trattative sensoriali, facciamo finta che siamo amici, guardo se avevamo nell'albero genealogico dei bisnonni che erano amici, sta roba qui? No, ragazzi, è molto, ma molto più semplice. Se hai una strategia e un processo, che è quello di non far sentire l'acquirente unico, ok? Il vero segreto nella negoziazione è avere in maniera vera o percepita degli altri clienti che possono sostituirlo subito rispetto all'offerta che lui vuole fare. Mi spiego meglio. Nel momento in cui dall'altra parte c'è la certezza che lui non è l'unico, ma ci sono anche altri, e questa è una coreografia che va fatta nella maniera corretta attraverso un protocollo di open house fatto in un certo modo alla Tim Rossi, e nel momento in cui c'è questa sensazione, l'acquirente, ragazzi, non vi tira più in bocca sul prezzo, non vi tira più addosso sulla mediazione, per un semplice motivo che lui sa benissimo, nella sua testa, che non è l'unico. E questo necessariamente non significa che voi abbiate già un'altra proposta. Non è importante quello che è importante che quello che lui pensa. Non so se mi seguite nel ragionamento, ok? Per cui vi posso dire che non è che noi siamo andati in overprice, abbiamo venduto a delle cifre superiori perché avevamo delle altre offerte, avevamo venute 100 persone. Vi do un esempio degli ultimi open house. Negli ultimi open house sono venute in alcuni casi 5, in alcuni casi 10 persone, eppure in entrambi di questi casi, una abbiamo venduto al 100% del prezzo, commissione piena, una abbiamo venduto a 2.000 euro in più, commissione piena.
Perché in realtà quello che dall'altra parte era percepito è che non erano gli unici, non si sentivano gli unici. E questa è la migliore negoziazione, ragazzi, se vuoi negoziare la top producer. Per cui in realtà il lavoro viene fatto prima della trattativa, non dopo. E il lavoro prima della trattativa significa dal momento A, che il cliente chiama in ufficio per vedere la casa, a tutto quello che c'è in mezzo, per cui cosa vede il giorno dell'open house, il materiale che viene lasciato, cosa succede dopo, le comunicazioni, la trattativa, come viene ricevuto in ufficio, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Per cui il lavoro viene fatto prima e non c'è nessun batna, cazzi e mazzi, niente ragazzi. Ok? Per cui il segreto è quello di avere delle alternative vero o presunte nella testa del cliente. Nel momento in cui tu riesci a fare questo, non c'è più questo problema qui. E vi spiego anche il motivo, scusate, me lo sono segnato. Il motivo è molto semplice, ragazzi, che oggi quando il mercato storna un po' o quando le provisioni sono negative, uno nel business è il numero peggiore. Uno, ricordati, nel business è il numero peggiore. Per un semplice motivo, nel momento in cui tu hai un'acquisizione alla settimana, la tua paura di perdere troppe sbraghi le commissioni e il prezzo. Nel momento in cui hai una sola trattativa, tu sei troppo condizionata e dall'altra parte questa roba si percepisce, ragazzi. Il cliente percepisce le sensazioni quando c'è dall'altra parte qualcuno che dice questo lo so che deve chiudere, quindi mi viene incontro e accetta le mie condizioni, gli tira addosso. Usciamo da questa dinamica qui. Si può fare e l'open house è assolutamente un alleato importantissimo per negoziare da veri top producer, ok? Per cui mi sono fatto un appunto che voglio condividere. Questo è un foglietto che io ho sempre di fianco al mio monitor. Vi voglio leggere queste due righe che io mi sono scritto, che ogni qualvolta mi trovo in una situazione dove sostanzialmente, e capita a tutti, ti succede una sfortuna, non è una cosa, magari con la testa comincia ad andare un po' in confusione, questo succede a tutti a qualsiasi livello, io mi riguardo queste due righe e mi rimetto subito in carreggiata. Ve le leggo, ok? L'unica persona indispensabile qui sono io. Se questo non è anche il tuo pensiero, allora sarai sempre un ostaggio. È per questo motivo che uno è sempre il numero peggiore nel business. Se non sei nella possibilità di poter licenziare un acquirente, perché ne hai un altro pronto, rimani un ostaggio, ok? Se accetti di essere un ostaggio, anche solo in un piccolo aspetto del tuo lavoro, alla lunga finirai per perdere completamente la libertà. Siccome io ci tengo la mia libertà, faccio degli open house, ti invito, e c'è una novità interessante che esce il 14 di settembre, clicca nel link in descrizione qui sotto e la trovi, ti registri, ti vedi questo bel video dove accenna alcuni altri dettagli relativi all'open house, e se ci tiene la tua libertà, il segreto per negoziare la top producer è creare i presupposti per far sedere il cliente dall'altra parte sapendo che non è l'unico e che tu non sei un ostaggio di nessuno. Al prossimo video, ciao, iscriviti al canale, fai tutto quello che vuoi.